Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, come sapete, io pubblico nuovi video ogni lunedì e ogni giovedì. Tuttavia, volevo veramente parlare di questo caso, quindi invece di far uscire il video che doveva uscire ieri, che era sulla setta Om Shinrikyo, un video lunghissimo di 44 minuti, ho deciso oggi di concentrarmi su questo caso, visto che l'argomento è un pochino più di interesse, dato che in tantissimi mi avete chiesto di parlare di questo argomento su Instagram. Ah, ragazzi, se non mi seguite su Instagram, andatemi a seguire sul mio account Sebastiano Serafini, potete scrivermi in direct se avete delle richieste per altri video. Allora, in ogni caso, il caso di cui andremo a parlare vede come protagonista il figlio di uno degli attori di Squid Game. Immagino che molti di voi avranno visto questa serie che è praticamente prima su Netflix, ha avuto un successo strepitoso in tutto il mondo. Io personalmente l'avevo vista il primo giorno, in 2 giorni me l'ero già guardata tutta e l'ho apprezzata anche se, insomma, non l'ho trovata proprio un capolavoro. L'ho trovata una serie molto gradevole, l'ho vista con piacere, che per certi versi mi ha ricordato molto Battle Royale piuttosto che anche Hunger Games, oppure The Cube, per alcuni sensi mi ha ricordato, e anche Saw, soprattutto Saw. Sono quelle serie che comunque, se è la prima che vedete, vi lascerà scolpiato veramente sospeso. Io, essendo che sono un grande fan del genere horror e avendo visto molte serie del genere, l'ho apprezzata moltissimo. Sono sicuro che vedrò anche le prossime stagioni, però insomma, non mi aspettavo che avesse questo successo. In ogni caso, sono contento perché mi fa sempre piacere quando una serie asiatica, tra l'altro in lingua originale, perché da quel che mi hanno detto la mia amica Sabrina del Giappone a quattro mani, non è stata nemmeno doppiata in italiano. Quindi il fatto che così tanti anche italiani si siano visti questa serie sottotitolata mi fa molto molto piacere, perché secondo me un po' ci avvicina. In ogni caso, concentriamoci sulla storia di oggi. L'attore che appunto è stato visto protagonista è questo attore. Penso che a molti di voi sarà rimasto impresso se avete visto la serie, perché compare proprio in quella scena quando devono saltare sulle lastre di vetro e lui è riuscito subito a riconoscere quale delle lastre di vetro era di vetro più sottile, qual era più spesso e poteva reggere il peso di un uomo. A me quella scena ha lasciato veramente l'amaro in bocca quando è stato spinto, appunto, e purtroppo ci ha lasciato le penne. In ogni caso, il caso di cui parliamo oggi è quello del figlio, che è venuto a mancare una decina di anni fa, e benché questo caso è risolto, tra virgolette, la famiglia ha ancora molti dubbi. E quindi andiamoli a vedere insieme in questo video. Buona visione! Il ragazzo aveva 19 anni ed era andato a studiare negli Stati Uniti. E dovete sapere che una mattina come tante la madre di questo bambino si era messa a pregare e mentre pregava tutto d'un tratto le è comparso il suo figlio e questa allucinazione praticamente ha detto a sua madre che le mancava moltissimo e che l'amava. E la madre, come potrete immaginare, non le era mai capitato di avere delle allucinazioni in questo genere, quindi ha subito deciso di chiamare la homestay dove il ragazzo stava facendo questo exchange program, appunto per vedere come stava. La famiglia l'ha rassicurato dicendo che in questo momento era alla lezione di ginnastica e che era un giorno come tanti di non preoccuparsi. I genitori comunque di questa homestay hanno chiamato anche la scuola per assicurarsi che fosse tutto ok, perché appunto la madre di questo bambino era estremamente preoccupata. E i genitori hanno chiamato e gli hanno detto che era tutto ok. Tuttavia, poche ore più tardi è arrivata una telefonata dalla scuola alla madre dicendo che il ragazzo sarebbe stato portato in ospedale perché è entrato in una rissa con un altro studente molto più grande di lui, caucasico, e purtroppo era stato picchiato duramente. Quando è stato portato all'ospedale, il suo cuore già aveva smesso di battere e il suo cervello era stato dichiarato privo di vita. Nessuno sapeva spiegare come era possibile che un ragazzo che comunque era in piena salute, nel giro di pochi minuti, ci ha rimesso le penne. La famiglia è riuscita a andare in California a trovare il loro bambino che era attaccato a un respiratore e era in coma, solamente 48 ore dopo che hanno sentito di questo incidente. E dovete considerare che comunque anche il volo dalla Corea agli Stati Uniti dura circa 11 ore, quindi ci hanno messo sulle 59 ore per arrivare appunto all'ospedale o poco più, insomma. Quando sono arrivate lì, però, subito è stato detto ai medici che
tenere questo ragazzo attaccato a questo respiratore sarebbe stato estremamente costoso e che ormai per lui non c'erano più speranze. E praticamente questa è una procedura estremamente costosa, tenere comunque un familiare attaccato a un respiratore, sapete, specie in paesi come l'America dove comunque la sanità non è proprio garantita, se non avete un'assicurazione e non potete permettervela, non potete tenere un familiare attaccato al respiratore e dal momento che c'erano così poche possibilità che questo ragazzo si riuscisse a salvare, probabilmente molte famiglie avrebbero scelto di staccare la spina. E tra l'altro qui c'è un dettaglio veramente macabro che sono venuta alla conoscenza. Praticamente sapete che se voi avete un ragazzo comunque attaccato al respiratore e scegliete di donare il suo corpo, sapete, quindi donare gli organi, potete ricevere una somma in denaro indietro, o non lo so se vi scalano delle spese magari mediche eccetera eccetera. In ogni caso la famiglia, quando avevo sentito di questo fatto, del fatto che comunque il loro figlio non sarebbe sopravvissuto, stavano per prendere comunque la decisione di donare gli organi perché avrebbero potuto ben salvare o comunque aiutare ben 8 persone. C'era anche un film tra l'altro con Will Smith che, vabbè, non ve lo spoilerò, qualcuno di voi lo sa questo film, se lo sapete scrivetemelo qui sotto. La cosa che comunque era molto strana, come vi dicevo, era il fatto che al di fuori dell'ospedale c'erano già una serie di reporter che appena i genitori di questo ragazzo sono usciti, subito li hanno bombardati con delle domande del tipo: allora avete scelto di donare gli organi, perché avete scelto di fare questo? E il che è molto strano perché la famiglia era appena arrivata lì, quindi com'è possibile che i reporter già sapessero che c'era questa possibilità o questa decisione? Magari erano delle ipotesi che avevano fatto, però diciamo che è una cosa che lascia un pochino l'amaro in bocca, diciamo così, perché è una scelta così difficile personale e vedere subito questi sciacalli giornalisti che vanno lì a fare queste domande così inopportune a una famiglia che ha appena perso il loro figlio è orribile. In ogni caso, il report della polizia diceva che l'altro ragazzo che lo ha attaccato ha utilizzato un'arma. E qua praticamente però dovete sapere che dal momento che l'altro ragazzo l'aveva attaccato con un'arma, significava che questo era un potenziale omicidio. Ma tuttavia, per poter determinare se era un omicidio o meno, c'era il bisogno comunque di un'autopsia. E la famiglia sembra che non fosse stata resa al corrente che se la famiglia avesse scelto di donare gli organi del loro figlio, l'autopsia non sarebbe più stata possibile. E quindi anche le investigazioni sarebbero state compromesse. Una delle dottoresse ha portato la madre di questo figlio, appunto, che aveva appena subito questo lutto, da una parte dell'ospedale e gli ha fatto questa domanda che l'ho trovata particolarmente scioccante. Lei le ha chiesto: ma sai che cosa stai per firmare? Nel senso, sai che cosa significa per il nostro paese comunque donare il corpo? Non si trattava infatti di donare gli organi, ma diciamo, le procedure che stavano per finalizzare erano quelle per donare l'intero corpo, quindi qualsiasi parte del suo corpo, salvo la sua testa e i suoi capelli, ogni centimetro del suo corpo sarebbe stato utilizzato. Tutto, compreso il suo pomo d'Adamo, praticamente qualsiasi cosa sarebbe stata donata. Immaginatevi, cioè, che la madre stava per essere convinta a firmare comunque questo accordo e non avrebbe praticamente nemmeno potuto fare un funerale. E sembra che comunque la madre, dopo che aveva sentito ciò dall'infermiera, aveva cambiato la sua opinione, non voleva più donare l'intero corpo di suo figlio, cioè lei si aspettava di donare solamente gli organi, non tutto, cioè persino il pomo d'Adamo. Quindi è ritornata nella sala, insomma, dove c'era il suo figlio, e ha detto ai medici che aveva cambiato opinione, che non voleva più donare l'intero corpo, ma sembra che il dottore era particolarmente aggressivo, le ha detto che non poteva più tirarsi indietro, ormai ci sarebbe stata una serie di complicazioni e sarebbe stato veramente qualcosa di terribile se lei si fosse tirata indietro dopo che aveva detto che avrebbe donato questo corpo. Magari probabilmente avevano già preso degli accordi con persone a cui servivano gli organi o altre parti del corpo eccetera eccetera, quindi diciamo che era una situazione veramente brutta. In ogni caso, la madre ha detto che i dottori erano veramente aggressivi e che non l'hanno trattata con rispetto. Nel senso, da una parte non le hanno detto che cosa sarebbe andata a firmare e dall'altra non le hanno neanche ascoltata quando lei aveva deciso di cambiare idea. Cioè, capite? Si tratta di una mamma che ha appena subito un lutto, cioè io non capisco perché si siano comportati in questo modo, cioè è veramente spregevole secondo me. Sembra in ogni caso che addirittura la madre praticamente si è chiusa all'interno della sala dove era tenuto suo figlio attaccato a un respiratore e che l'abbia chiusa a chiave perché non voleva più nessuno che entrasse in quella stanza.
Dopo comunque una serie di trattative, se vogliamo chiamarle così, sembra che la madre sia riuscita a evitare che il corpo fosse donato. Ma in ogni caso, in tutto ciò, la famiglia e anche le altre infermiere, molte che erano in quell'ospedale, che non facevano parte di quel gruppo di medici, si chiedevano come mai c'era questo atteggiamento così aggressivo, in quella situazione. Cioè, veramente una cosa insolita, potete capire anche voi, immagino. Dal momento che quindi il corpo non è stato donato, è stato possibile fare un'autopsia. Dall'autopsia è emerso che il ragazzo è stato ucciso, quindi è stato dichiarato che si trattasse di un omicidio. Il ragazzo, però, con il quale questo ragazzo avrebbe avuto la rissa, in realtà non era un ragazzo caucasico molto più grande di lui, ma bensì un altro coreano. E il ragazzo si chiamava Chen e era anche lui un exchange student che studiava all'estero. I due erano a fare la lezione di ginnastica, ma da una piccola disputa che i due hanno avuto durante quella lezione è scoppiata una vera e propria rissa tra i due e hanno iniziato a darsele di santa ragione. Sembra che tutto ciò sia successo nell'arco di tempo di tipo 30 secondi, ma quando praticamente il professore è andato lì per dirgli di andare dal preside, il ragazzo di cui stiamo parlando è svenuto. Il ragazzo Chen ha confessato di aver colpito il ragazzo con la sua scarpa da calcio e con questa scarpa lo ha colpito due volte al volto. Chen è stato portato comunque in prigione, è stato arrestato e sarebbe di lì a poco iniziata la sentenza per appunto omicidio. E dal momento che questo Chen ha confessato di essersi macchiato di queste azioni così orribile, la famiglia era convinta che comunque avrebbe vinto la causa, non vedo perché no, e ha iniziato a cercare degli avvocati che potessero aiutarli durante questo processo. Dovete sapere che però la famiglia non parlava molto bene inglese e si trovava in un paese straniero. E oltre a ciò dovete sapere che in America ci sono una serie di avvocati che in realtà sono comunque degli scam, quindi nel senso che non vi aiutano realmente a vincere i casi, ma guadagnano soldi in altri modi. Come vedremo, purtroppo questa è la triste storia che è successa a questa famiglia. In ogni caso, nel mentre che questa famiglia stava cercando comunque un avvocato, sono stati contattati da una persona, da questo personaggio, diciamo, che si era presentato come un avvocato che le avrebbe aiutati in processo dicendo che era coreano, che li avrebbe aiutati anche con la lingua, di non preoccuparsi, che avrebbe sicuramente vinto la causa, che ormai lavorava in Los Angeles da tantissimi anni e che aveva un sacco di connessioni e era molto potente. E ha detto che avrebbe comunque condotto questa causa e sarebbe riuscito a scoprire la verità. Oltre a ciò, sarebbe anche riuscito a ricavare una cospicua somma di denaro dalla vittoria appunto di questo caso, che secondo lui era certa. Questo avvocato ha volato fino in Corea, perché la famiglia era già tornata in Corea, e le ha assicurato che comunque tutto sarebbe andato a buon fine. E lui, tra l'altro, si è presentato comunque in ottimo modo, perché ha detto che non avrebbe chiesto nessuna paga prima di aver vinto la causa e che avrebbe solamente incassato, diciamo, una percentuale nel momento in cui il caso sarebbe stato chiuso e appunto la causa fosse stata vinta. E è una cosa molto nobile se ci pensate, un avvocato che magari presta i suoi servizi a una famiglia che magari non se lo può permettere. Tuttavia, non tutto oro è quello che brilla. Purtroppo la famiglia, a seguito appunto di questo incontro, ha chiamato in molteplici occasioni questo avvocato chiedendo se c'erano degli aggiornamenti. Tuttavia non si è mai fatto sentire. E a un anno di distanza da appunto questo incidente, cosa è successo è che la famiglia è venuta al corrente del fatto che Chen, il ragazzo che aveva strappato la vita al loro figlio, era stato rilasciato dalla galera e che il caso era stato dismesso. Tra l'altro, questo caso era stato dismesso solamente 4 mesi dopo l'accaduto, cioè è assurda questa cosa. Immaginatevi che la famiglia non era mai stata avvisata di nulla, cioè 4 mesi dopo l'accaduto il criminale che ha distrutto la vita del vostro figlio è stato rilasciato e nessuno ha avuto la decenza di farlo sapere ai genitori. Veramente che schifo. E tra l'altro Chen è ritornato in Corea poco tempo dopo che è stato rilasciato. Cioè, capite, questo ragazzo Chen, che la famiglia pensava che era in galera in quel momento, che di lì a poco ci sarebbe stata una causa, è invece bensì ritornato in Corea e stava vivendo nello stesso paese con questi genitori come un uomo libero. Secondo la testimonianza di alcuni studenti di quella scuola,
dove i ragazzi erano in exchange. I due ragazzi non sembrava essere praticamente migliori amici, ma comunque che erano in buoni rapporti. E uno degli studenti ha anche detto che Chen era 2 anni più giovane di Jin e praticamente sembra che c'avevano un po' questo battibecco bisticcio che sembrava una specie di gioco del fatto che secondo Jin Chen doveva trattarlo con più rispetto dal momento che era più vecchio. Sapete, in Asia, comunque in Corea e anche in Giappone esiste questa cultura del Kohai Senpai. E quindi di solito se c'è una persona più adulta di te, in teoria dovresti trattarla con più rispetto. Però sembrava che questo fosse soltanto un gioco, ma forse questo era uno dei motivi che ha iniziato a creare delle tensioni tra i due. Un altro incidente è stato quando Jin ha invitato praticamente Chen al suo compleanno e sembra che quando Chen è arrivato ha fatto hi e ha praticamente toccato la spalla di suo zio. E ragazzi, se comunque avete un pochino a che fare con la società asiatica, vabbè, adesso non vogliamo generalizzare su tutte, però perlomeno su quella coreana e giapponese, questo è davvero un atteggiamento che non si fa. Cioè, immaginatevi se uno zio magari molto più grande di lui, che non avete nemmeno questa relazione così intima, non ci si comporta così. So che questo magari per magari gente che vede questo video dall'Italia può sembrare una cosa un po' strana, però in Giappone e anche in Corea, evidentemente, c'è questa cosa molto importante del rispetto e rispettare comunque gli spazi di ciascuno. E sembra che comunque in quella situazione lo zio avesse detto: ma chi ti credi di essere per fare una cosa del genere? E sembra che Jin avesse trovato questo comportamento estremamente maleducato e inappropriato per quella situazione. E sempre lo zio ha detto che benché qua ti trovi in America, sei comunque coreano, in una comunità coreana in questo momento devi comportarti con il rispetto che ci si aspetta da te. Dopo che questo episodio è successo, sembra che Chin e Jin hanno avuto una lunga discussione molto seria. È stato detto che tu va bene, ti puoi comportare come vuoi con le altre persone americane, ma qui sei in un contesto dove ci sono delle persone coreane e bisogna comportarsi secondo determinati atteggiamenti che sono appropriati e coi coreani. Comunque ti trovi davanti mio zio che è un senior, ti devi comportare in modo educato e rispettarlo, non puoi comportarti così sostanzialmente. E sembra che secondo questo amico questo è stato proprio l'episodio che ha iniziato a instaurare delle tensioni tra i due ragazzi. Chen comunque in ogni caso ha detto che è stato Jin il primo a tirare un cazzotto a lui e che non è stato Chen a iniziare questa rissa. E sempre Chen ha detto che in realtà lui stava solo reagendo e quindi si stava solo difendendo. Anche la procura ha ritenuto che si trattasse di uno scontro tra entrambe le parti e che tra l'altro Jin era l'aggressore originale e che quindi era ingiusto comunque incolpare e mettere in galera Chen dal momento che si stava difendendo. Questa è stata la conclusione a cui è arrivata la procura, poi chissà realmente che cosa è successo. In ogni caso il fatto che Jin sia deceduto è stato solamente una serie di sfortunati eventi, che però non c'era nessuna intenzione da parte di Chen di far fuori l'altro ragazzo. Anche dalle testimonianze degli altri studenti sembra che nessuno avesse visto Jin tirare il cazzotto per primo, tuttavia tanti di loro hanno sospettato che quella poteva essere l'ipotesi più probabile dal momento che Jin era comunque il ragazzo più grande tra i due e che di solito era quello, diciamo, con più iniziativa, mettiamola così. E in ogni caso, cioè, a prescindere da chi avesse iniziato, diciamo, questa rissa, è strano come a solamente 4 mesi di distanza da quando un ragazzo ha fatto fuori un altro, benché si trattasse, virgolette, di un incidente, è strano che sia già stato rilasciato dopo soli 4 mesi. In ogni caso l'America è un paese che ha leggi estremamente severe, quindi cioè è strano vedere un caso del genere, non so voi. Si è tentato di fare un documentario su questo caso, tuttavia i giornalisti non hanno potuto mettere mano sulle prove, anche se avessero potuto mettere mano su tali informazioni non avrebbero mai potuto rilasciarle al pubblico perché erano estremamente confidenziali. E in ogni caso sono passati 10 anni e dovete sapere che tutto quello che riguardava questo caso praticamente è stato distrutto, il che secondo me è un po' ingiusto perché quando si tratta di omicidio o comunque di casi così gravi sarebbe importante tenere le prove perché non si sa mai che cosa potrebbe succedere, nel senso potrebbero esserci delle evoluzioni di questo caso, eccetera, eccetera. Per farne un esempio, da un report della polizia era emerso che il ragazzo era praticamente ubriaco nel momento in cui stavano avendo questo litigio, tuttavia in realtà da altri report è emerso che in realtà il ragazzo aveva solo 0,1. Adesso non so esattamente cosa vogliono dire questi numeri, in ogni caso 10 volte di meno quello che era emerso nell'altro report, tuttavia questo è emerso molto
molto tempo dopo questo caso, per dire, cioè per fare un esempio di quante, diciamo, piccole indizi e piccole prove che non vengono prese in considerazione possono veramente cambiare l'esito di un processo. Cioè, se voi sapete che un ragazzo ubriaco è più probabile che un ragazzo attacchi un altro, magari se ha bevuto qualche bicchiere di troppo, però se non era questo il caso, cambia un pochino tutta questa narrativa. Penso che sarete tutti d'accordo con me. Questo è stato trovato appunto da coloro che stavano facendo questo documentario, quindi cioè molti e molti anni dopo. Tornando comunque al discorso dell'avvocato, vi ricordate quello che era sparito per un anno? Sembra che avesse contattato comunque la famiglia e avesse detto loro, dopo un anno che comunque era sparito, che non voleva più fare l'avvocato e che non voleva più aprire questa causa civile dal momento che non era più nelle sue mansioni, diciamo. Cioè, tra l'altro, ragazzi, questo è veramente un mistero, perché voi immaginatevi un avvocato che sparisce così per un anno dopo che vi ha fatto delle promesse. È veramente una cosa strana, quindi veramente mi chiedo che cosa sia realmente successo in questa faccenda. E ragazzi, il comportamento così poco professionale di questo avvocato, anzi, chiamarlo avvocato è ingiusto, di questo, non so come definirlo, di questa persona così ignobile, è che per esempio i genitori avrebbero potuto fare ricorso quando ce n'è stato rilasciato, però il fatto che l'altro avvocato non si sia fatto sentire per un anno ha compromesso tutte queste prove. Per esempio, se avessero fatto ricorso, magari avrebbero potuto notare prima che c'erano stati questi errori, non aspettare che dei giornalisti arrivassero a queste prove e le rianalizzassero dopo che era successo tutto questo casino, capite anche voi? Perché voi potete capire come il fatto che la famiglia non abbia fatto ricorso e che appunto c'erano queste prove che dicevano che il ragazzo avesse l'alcol, sono stati probabilmente i motivi che hanno permesso il rilascio di Chen così velocemente, molto probabile. E tra l'altro, un altro dettaglio, se vi ricordate, vi avevo detto all'inizio che quando avevano chiamato comunque la scuola era stato detto che il ragazzo era stato picchiato da un ragazzo caucasico del team di calcio. Tuttavia, quando le è stato chiesto la stessa persona alla quale hanno telefonato la madre chi fosse l'altro ragazzo, ha detto che lei non avesse mai detto l'identità dell'aggressore. Quindi qui non si sa se sono stati i genitori a capire male o se magari qualcuno stava nascondendo qualcosa. Cioè, capite? Perché è strano che una madre avesse sentito al telefono che suo figlio era stato attaccato da un ragazzo bianco, appunto, del team di football, quando in realtà poi quando hanno chiesto alla stessa persona che aveva dato queste informazioni ha ritirato tutto o ha detto che non aveva mai detto queste parole. Mi chiedo se sarebbe stato possibile in qualche modo risalire a quella telefonata, perché se magari si poteva risalire a quella telefonata e scoprire che in realtà c'era stata una bugia o comunque era stato detto una cosa magari sbagliata, però capite, se anche avesse detto un'informazione sbagliata, molto probabilmente questa donna che lavorava nella scuola che ha detto questa informazione sbagliata se ne sarebbe ricordata o magari non avrebbe detto che non ha mai rivelato l'identità quando di per sé l'ha fatto. In ogni caso, se si fosse risalita a questa telefonata, sono sicuro che molti altri nodi sarebbero venuti al pettine. Questa è la mia ipotesi. In ogni caso, spostiamoci adesso a 3 anni dopo tutto quello che vi ho raccontato finora e sembra che la famiglia ha cercato giustizia attraverso la legge coreana dal momento che in America non era riuscita a avere successo. Dopo che ha fatto ricorso comunque alla giustizia coreana, è stata concessa la possibilità di fare un'ulteriore autopsia. E voi immaginatevi quanto è traumatico, anni di distanza da quando avete seppellito vostro figlio, portarlo in superficie per questa nuova autopsia. Da questa autopsia, tuttavia, non è emerso nulla di nuovo. Sembra che il corpo ormai era rimasto sottoterra troppo a lungo e quindi non era stato possibile arrivare a alcuna conclusione o comunque a ulteriori informazioni che avrebbero potuto aiutare questo caso. E in ogni caso, da questa seconda autopsia, una cosa sono riusciti a scoprirla: il fatto che l'autopsia, la prima autopsia, era stata fatta solamente alla testa e non all'intero corpo. E sembra che comunque quello che ipotizzano è che il ragazzo in realtà fosse stato attaccato nella parte superiore dello stomaco. Dovete sapere che comunque Chen era un ragazzo molto alto, sportivo, atletico, anche abbastanza ben messo e quindi probabilmente ha attaccato allo stomaco con una scarpa dandogli un forte calcio Jin e questo è quello che ha portato alla sua tragica fine. Da queste informazioni che erano emerse, la famiglia ha deciso nuovamente di portare in tribunale Chen e aprire una nuova causa.
cosa. Tuttavia il giudice ha ritenuto che Chen non fosse colpevole dal momento che non c'erano abbastanza prove per poterlo incriminare. E la famiglia ha deciso di riaprire ancora una volta il caso, una volta che avrebbe avuto più prove. E hanno praticamente riaperto la causa solamente nel 2019, ben 9 anni dopo tutto questo fattaccio. E qua c'è stata veramente un'evoluzione per quanto riguarda questo caso, dal momento che alla fine di questo processo Chen è stato dichiarato colpevole e è stato condannato a 3 anni in prigione. E tra l'altro, ragazzi, questa è veramente una notizia incredibile, perché di solito quando voi fate ricorso è veramente veramente difficile vincere un caso, quindi il fatto che siano riusciti ad ottenere questo risultato è veramente incredibile. L'attore comunque di Squid Game ha fatto recentemente una intervista e ha detto che è veramente felice del fatto che questa serie sia andata così bene, ma che ancora oggi pensa a suo figlio. E ragazzi, io sono veramente curioso di sapere la vostra opinione, perché benché è vero che quello che ha fatto questo Chen è veramente orribile, tuttavia dall'altra parte abbiamo la polizia e molte altre persone, tra cui anche altri studenti, che dicono che comunque quando si è in una rissa quello che può succedere è imprevedibile, quindi in realtà Chen non voleva veramente far fuori Jin, ma si è trattato di un incidente. E dal momento che Chen, tra l'altro, ha detto che si stava solamente difendendo, è veramente difficile prendere una posizione. Tuttavia, c'è anche da dire che in questo caso sono stati veramente omesse una serie di prove e ci sono state una serie di buchi in questa trama che non riesco veramente a prendere una posizione per quanto riguarda questo caso. Mi dispiace veramente tantissimo per quello che questa famiglia ha subito, cioè un ragazzo così giovane avrebbe dovuto avere la possibilità di poter vivere la propria vita ed è orribile il fatto che sia andato incontro a un destino così crudele. Scrivetemi qui sotto la vostra opinione, che sono curiosissimo di sentirla, e fatemi sapere nei commenti se avete visto Squid Game o se avete intenzione di vederlo e che cosa ne pensate di questo caso. Vabbè ragazzi, io vi saluto, grazie ancora per aver scelto di vedere questo video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo. Un abbraccione da Seba, ciao!